Buona domenica. L'Alfa Romeo Giulietta compie 60 anni e nel 1954, quando nacque, fu presentata al pubblico in un modo davvero spettacolare. Sul nome ci sono diverse leggende. Si narra che sia stata la moglie di un ingegnere e poeta, Leonardo Sinisgalli, che curava l'immagine dell'Alfa Romeo, a suggerire appunto questo nome per assonanza con il marchio. Era il 1954, mentre le prime immagini in bianco e nero illuminavano le prime televisioni, a Milano scendevano da un elicottero due innamorati nelle vesti di Romeo e Giulietta per celebrare un matrimonio speciale, quello che dava il nome di Giulietta all'Alfa Romeo. La storia narra che il nome fu suggerito dalla moglie a Leonardo Sinisgalli, poeta e ingegnere, che fondò e diresse la rivista di finmeccanica Civiltà delle Macchine e curava l'immagine di Alfa Romeo. Ci sono dei momenti particolari che vanno celebrati. Qui siamo sulla pista di Balocco, 550 ettari, 85 chilometri di tracciato. Qui sono state testate delle vetture straordinarie, messe a dura prova, ma qui appunto celebriamo un compleanno particolare. L'11 aprile del 1954 nasceva la Giulietta Sprint. Qui abbiamo tre modelli, l'ultima nata nel 2014, poi la Zagato e appunto la Giulietta Sprint, che vide la luce nel 1954. Allora, noi con l'ingegner Giuseppe Satta Puliga, parliamo un po' di come nacque questa Giulietta e perché. Ma l'obiettivo principale era quello di allargare i volumi di produzione. L'Alfa Romeo, già con la 1009, era entrata in serie, in grande serie rispetto al passato, con una vettura importante. L'obiettivo era quello di definire, progettare e vendere una vettura più piccola, che fosse economica. La prima a uscire nel 1954 fu il coupé. Il coupé, che è impostato all'interno dell'azienda come linea, venne poi completato, migliorato da Bertone, da Nuccio Bertone, con Francesco Boano, e venne anche realizzato da Bertone, perché l'Alfa Romeo al portello non aveva ancora gli attrezzamenti per costruirla in serie. Tante le chicche particolari che la rendevano elegante, come il tappo della benzina nascosto nel bagagliaio per non rovinare le linee della vettura, tocchi dei grandi maestri, la cura del dettaglio, l'amore per la bellezza in aggiunta ad una meccanica sicura e di grande divertimento. Era suo papà che aveva seguito tutti gli inizi, certo, di questa macchina. Certo, Orazio nel 1951, con la sua equipe e con ovviamente il benestare della direzione generale, cominciò a impostare una vettura. La scelta di uscire in produzione con il coupé fu abbastanza obbligata. Il risultato, il successo fu enorme, tanto che al Salone di Torino, dove venne presentata, gli ordini in pochi giorni raggiunsero le centinaia. Dopo la Sprint, la Spider fatta per l'America e poi la Zagato, un gioiello tra i gioielli, vettura costruita da un altro grande carrozziere, Zagato, in tiratura limitata, destinata al cliente sportivo che si faceva ritoccare la vettura per fare le gare. E questa è la Giulietta dei tempi nostri, motore 2000, turbo diesel da 150 cavalli, insomma un po' di sprint in più nel propulsore. C'è anche un nuovo motore diesel realizzato per il piacere di guida, lavorando sulla coppia la più alta del suo segmento, con 380 Nm. A giugno sì, andremo a festeggiare ulteriormente il 60° anniversario della Giulietta con una nuova Giulietta quadrifoglio verde, che avrà in più di quella precedente, sempre andremo sempre a giocare con gli stessi valori di tecnologia, con un nuovo motore che in realtà è il cuore della 4C, un motore con il suo basamento in alluminio, ma anche più piacevole da guidare. Ed ora una coupé compatta, la BMW Serie 2, dall'indole sportiva, ma che tra i suoi modelli annovera anche la versione M, ossia quella ancora più sportiveggiante della casa di Monaco di Baviera. L'ha provata per noi Matteo Morichini. La versione a due porte della Serie 1 diventa un modello a parte. Si chiama Serie 2 ed è una compatta sui generis costruita su tre pilastri: sportività, performance e piacere di guida. Soprattutto quando c'è la lettera M davanti alla sigla 235i. La trazione è posteriore, il cambio centrale e davanti c'è il twin turbo a benzina da 3 litri e 326 cavalli. In due parole, potenza ed equilibrio.
Con il pacchetto M Performance si ha un impianto frenante specifico, l'assetto adattivo con ammortizzatori regolabili, badge M ed il 6 cilindri adesso eroga 450 Nm di coppia. E quindi 0 a 100 è una pratica da 4.8 secondi e la velocità massima limitata a 250 orari. Numeri di assoluto rilievo, che però non spiegano da soli l'eccellente comportamento dinamico dell'auto in pista, che va guidata in modalità Sport Plus. La serie 2 Coupé è davvero un'auto ottimamente bilanciata. Lo sterzo è diretto e preciso, il cambio automatico a 8 rapporti sembra quasi un doppia frizione, tanto immediato. La M235i è un'auto coinvolgente ed emozionante, ed ha un prezzo di 48.050 euro. La serie 2 Coupé con motori a 4 cilindri diesel o benzina, tutti dotati di sistema Start-Stop e tecnologia Efficient Dynamics, hanno costi e consumi più contenuti. Rispetto alla serie 1, la serie 2 è appena più lunga e larga, con 6 mm di spazio extra per la testa e 2 cm in più per le gambe dei due passeggeri posteriori. Cresce di 20 litri anche il bagagliaio, portando la capienza ad un totale di 390 litri. A suo agio nel quotidiano, come in modalità full power in pista, la BMW serie 2 è già su strada, con prezzi da 30.600 euro. Citroen aveva iniziato una svolta qualche anno fa con la linea DS che aveva innalzato l'asticella verso il segmento premium. Oggi noi abbiamo provato una versione particolare, un modello DS5 che si chiama Faubourg Addict e che prende il nome di una prestigiosa via di Parigi. Vediamo. Ogni dettaglio è stato pensato con la massima cura sulla DS5 per regalare un universo di raffinatezza, concepita quasi come un'opera d'arte con dettagli cromati e lavorazioni a mano. Il tetto, ad esempio, è prodotto con un vetro speciale ed è fatto a rombi satinati con bordature in alluminio. Il colore esterno è bordo scuro, i cerchi sono da 18 pollici. All'interno, sul tunnel centrale, spicca tutta la strumentazione e le elaborazioni del cuoio, tutto intrecciato dei sedili, la cui fattura è ispirata al braccialetto di un orologio. La DS5 si veste con materiali nobili dunque, come la pelle pieno fiore per allietare i viaggi. Ha tutti i sistemi di assistenza, alcuni disinseribili, la guida è morbida, il volante è pronto alla risposta. Tecnicamente questa vettura è interessante perché monta un diesel di ultima generazione. Si tratta di un 2 litri turbo diesel common rail da 180 cavalli che monta un modulo SRC che è appunto montato prima del FAP, quindi del filtro antiparticolato. Che cosa significa? Significa che questo modulo può ancora di più rendere meno nocive le emissioni dei gas di scarico di questo propulsore. Si attiva quando la temperatura del motore inizia a salire e resta sempre operativo anche durante la guida in ambiente urbano. Questo propulsore è abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti, rapido nell'inserimento delle marce. Questa DS5 è una versione particolare ed è già ricca di elementi raffinati nell'arredo soprattutto ed è stata chiamata Faubourg Addict. Voci di corridoio dicono che Fiat attraverso Chrysler si stia interessando al gruppo motociclistico MV. Solo voci, appunto. Il brand è piccolo, però debutta nel mondiale Superbike e sta sfornando un sacco di modelli. L'ultimo, la Dragster. Sentiamo Roberto Ungaro. Via la coda, ecco Dragster, forme nuove in città. MV non finisce di stupire. Sembra un concept da salone, un transformer, e invece è realtà. Vento in poppa nel marchio italiano, il made in Italy che all'estero piace. Il Dragster è quasi una provocazione, ma è dichiarata. Base tecnica brutale 800, ma gran lavoro sulla coda per dare quello sbilanciamento nei volumi che la rende unica. E poi finiture da serie limitata. Cerchi bellissimi, sella con cuciture a vista, piastra di sterzo iperlavorata con semi manubri regolabili nell'apertura, gommone posteriore maxi da 200, per una media cilindrata un record. Ma è unica anche qui negli specchi, ancorati a delle protezioni che ricordano molto le moto da Gran Premio. Sono retrattili, ma una volta aperti il loro ingombro è importante e lo sguardo bisogna abbassarlo molto. Va ricordato il 3 cilindri 800 super compatto da 110 cavalli, con albero motore controrotante e cambio estraibile. Gestione elettronica raffinata, 3 riding mode più una programmabile a scelta. Controllo di trazione su 8 livelli, ovviamente ABS. Telaio a tralicci in acciaio e grosse piastre laterali. Forcellone capolavoro, sospensioni regolabili, freni da sportiva vera. Come va? Corta, agile, rigida, scattante. Come la vedi è aggressiva, eccitante. Tanto rumore di meccanica. Dallo scarico invece la musica del tre cilindri, molto coinvolgente.
La maneggevolezza è ottima, curva svelta e la sua leggerezza consente di essere molto rapidi anche nelle S. La taratura delle sospensioni è rigida, da sportiva vera. Il comfort di questa moto forse è l'unico